Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo lo stack T-Motor Velox FS7 SE, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Lo stack è composto da ESC e Flight Controller, a me sono arrivati in due scatoline separate, vediamo subito cosa troviamo all'interno partendo dalla scatolina dell'FC. Abbiamo la scheda, una serie di cavetti per i collegamenti e di gomini soft mount. Per quanto riguarda i cavetti non manca niente, connessione ESC, came VTX, ricevente, GPS e così via. Anche sui gomini T-Motor non si è risparmiata e ce ne fornisce un buon numero di diversi tipi, io ultimamente mi sto trovando bene con quelli più larghi su un lato, quindi userò questi. Per finire abbiamo la scheda, come vedete ci sono questi tagli sugli angoli per facilitare l'inserimento dei gomini. Passiamo ora all'analisi della scheda, il processore è un FS7, mentre il giroscopio è un ICM42688. Solitamente tutto quello che non è M+6000 non viene visto di buon occhio, bisogna dire però che dal punto di vista delle prestazioni l'ICM42688 riesce ad ottenere le stesse frequenze dell'M+6000, con valori massimi di gyro e PID a 8 kHz. Tuttavia rispetto all'M+6000, l'ICM42688 è un giroscopio più sensibile al rumore, per questo motivo il flight controller deve essere realizzato con più attenzione, in modo da far funzionare al meglio il giroscopio. A tal proposito T-Motor ha ottimizzato l'alimentazione riducendo i livelli di rumore elettrico fino a 90 decibel, questo permette al giroscopio di lavorare in modo più pulito e con minor latenza. Andando avanti con l'analisi della scheda, in questo punto possiamo notare un chip di memoria da ben 128 MB che serve per registrare il log della black box. Passando i pad presenti sulla scheda possiamo dire che non manca nulla, in particolare per quanto riguarda il GPS abbiamo anche SDA ed SCL per collegarne uno con eventuale magnetometro integrato. Inoltre questa Velox SE dispone anche di un barometro che va ad affiancarsi al GPS per le modalità di volo assistito. Altre funzioni interessanti sono la gestione dell'alimentazione e del pit mod, spostiamoci sullo schema per capire meglio di cosa si tratta. Innanzitutto specifichiamo che questa scheda ha un doppio back di alimentazione, uno da 5V e uno da 10V. Quello da 5V di solito si usa per alimentare le videocamere analogiche, le riceventi e i GPS. A proposito di videocamere FPV, i pad di collegamento sono questi e come vedete si può scegliere se alimentare la cam a 5V o in linea diretta con la batteria. Io vi consiglio di scegliere l'alimentazione a 5V in quanto le videocamere analogiche sono particolarmente sensibili ai picchi di corrente. Ponticelliamo quindi questi due pad per confermare alla scheda di fornire 5V. Passando alle connessioni per la VTX possiamo scegliere se alimentare la videotrasmittente a 5 o 10V, solitamente la scelta corretta è 10V, tuttavia alcune VTX supportano una tensione in ingresso massima di 5V, a tal proposito verificate nel manuale della vostra videotrasmittente il range di funzionamento e scegliete di conseguenza il ponticello appropriato. L'ultima funzionalità interessante è il VTX Pit Mod, che permette di alimentare la VTX tramite switch del radiocomando. Questo è utile per sistemi dotati di GPS dove i tempi di attesa per il fix dei satelliti possono essere molto lunghi, a tal punto da far surriscaldare eccessivamente la VTX. Se prevedete di usare un GPS e avete una VTX che scalda parecchio, potete valutare di utilizzare la funzionalità Pit. Se invece usate questa scheda con un modello senza GPS, allora lasciate l'impostazione in off. Passiamo ora a questa componente che non passa di certo inosservata, si tratta infatti di un modulo esterno Bluetooth grazie al quale potremo usare l'applicazione SpeedyB per configurare la nostra scheda sul campo volo. L'applicazione SpeedyB può essere usata con qualsiasi flight controller tramite adattatore esterno o cavo TG, tuttavia avere il modulo integrato direttamente nel flight controller risulta essere molto pratico e ci fa risparmiare il costo di un dispositivo esterno. Passando alla parte inferiore della scheda possiamo notare come in tutti e quattro i lati ci siano disposti i connettori. Abbiamo quello per gli ESC, per la videocamera FPV, per la ricevente, per una VTX digitale, una analogica e una striscia LED. In questo punto notiamo un chip dell'USD per VTX analogiche. Per finire su questo lato abbiamo il tasto boot, se dovete aggiornare il firmware il target di questa scheda è T-Motor Velox FS7 SE. Passiamo agli ESC e vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione.
Abbiamo gli ESC, un cavo di potenza e una bustina con condensatore, cavi di collegamento e gomini soft mount. Per quanto riguarda il cavo di potenza, abbiamo un 12AVG in silicone lungo 10 cm con connettore AMAS XT60. Il condensatore è un Rubicon da 35V 470 microfarad. Passando ai cavetti, ne abbiamo due per il collegamento al flight controller, uno per l'FC Velox e uno da personalizzare per altri modelli, dove possiamo scegliere tra un connettore da 8 e uno da 10 pin. Per quanto riguarda i gomini, anche in questo caso userò quelli più lunghi su un lato. Passando alle specifiche degli ESC, abbiamo dei 50A con picco massimo di 60A per 5 secondi. Possiamo alimentare questi ESC con lipo da 3 a 6 celle. Il firmware utilizzato è BLE-ELI32. Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali e possiamo dire che lo stack Velox SE va ad inserirsi nella fascia economica della lineup T-Motor. Specifichiamo però che la qualità dei prodotti T-Motor è sempre alta, quindi da un punto di vista globale lo stack Velox SE si posiziona a livelli di una buona fascia media piuttosto che di un'economica. Lo stack quindi si rivolge a chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità e vuole affidarsi ad un brand affermato come T-Motor. In conclusione posso dire che il flight controller mi è piaciuto, è ricco di funzionalità avanzate come ad esempio il modulo Bluetooth, l'ICM42688 e così, ma inserito in un flight controller ben studiato e dalla buona componentistica non dovrebbe presentare particolari problemi. Buoni anche gli ESC, il firmware BLE-ELI32 è decisamente preferibile al BLE-ELI-S e i 50A sono più che sufficienti per abbinarci motori di fascia media, come ad esempio i Velox V3 o simili. Personalmente consiglio questo stack a chi vuole assemblare un drone di fascia media senza rinunciare alla qualità delle componenti. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.